Cari figli, mio figlio è stato fonte di amore e di luce quando ha parlato al popolo di tutti i popoli. Apostoli miei, seguite la sua luce. Ciò non è facile. Dovete essere piccoli. Dovete diventare più piccoli degli altri e con l'aiuto della fede riempirvi del suo amore. Nessun uomo sulla terra, senza fede, può vivere un'esperienza miracolosa. Io sono con voi, mi manifesto con queste venute, con queste parole. Desidero testimoniarvi il mio amore e la cura materna. Figli miei, non perdete tempo ponendo domande a cui non ricevete mai risposta. Alla fine del vostro percorso terreno il Padre Celeste vi risponderà. Sappiate sempre che Dio sa tutto. Dio vede. Dio ama. Il mio carissimo figlio illumina la vita e squarcia il buio. L'amore materno che mi porta a voi è ineffabile. Nascosto ma vero. Io esprimo i miei sentimenti verso voi. Amore, comprensione e benevolenza materna. Da voi, apostoli miei, cerco le vostre preghiere. Rose che devono essere opere d'amore. Queste sono per il mio cuore materno le preghiere più care. Queste porto a mio figlio nato per voi. Lui vi guarda e vi ascolta. Noi siamo sempre vicino a voi con il nostro amore che chiama. Unisce, converte, dà coraggio e riempie. Perciò, apostoli miei, amatevi sempre gli uni gli altri, ma soprattutto amate mio figlio. Questa è l'unica strada per la salvezza verso la vita eterna. Questa è la mia preghiera preferita che, come il profumo di rose più bello, riempie il mio cuore. Pregate sempre. Pregate per i vostri pastori perché abbiano forza di essere la luce di mio figlio. Vi ringrazio.